Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova meravigliosa mattinata insieme. Con questo sole stupendo stiamo avvicinandoci finalmente all'estate e potremo forse anche goderci qualche vacanza. E i nostri piccoli amici a quattro zampe, che tanto sono stati fondamentali in questo periodo così difficile, saranno ben lieti di venire con noi a fare delle belle passeggiate al mare, in montagna, al lago e ovunque vorremo, perché la vacanza non è vacanza se i tuoi bambini, anche quelli pelosi, non sono con te. E a proposito di famiglia, ma perché non pensate di allargare la vostra adottando la mia piccola Yuma? Guardate che meraviglia, 3 mesi di cagnolona. Sembra un peluscino, da tanto è brava, morbida e piccolina. Lei, pensate, arriva direttamente dalla Sicilia, ma poi più avanti racconteremo la sua storia. Ora intanto andiamo però a vedere come se la passa Loda, un meraviglioso husky che veniva sfruttato in un allevamento e che è stato liberato dai volontari. Dalla parte degli animali ha fatto sì che incontrasse Loris, il suo nuovo papà per la vita. Ciao Michela, ciao da parte degli animali. Io sono Loris e questa è Loda, che abbiamo adottato appena vista nel tuo programma. Ci ha colpito la sua storia e ce ne siamo innamorati. Non era ancora finita la puntata che avevamo già telefonato. Lei è molto curiosa e adora correre libera per i campi, ma anche in giardino e dentro casa. Ciao, grazie. Bellissime queste immagini, un grande abbraccio a tutti e due. E adesso spostiamoci subito a Chioggia per conoscere Sirio. Non vi dico di più, ascoltiamo la sua storia. Lui è Sirio, è un pastore malinois di 5 anni. Sicuramente questo non era un randagio, l'abbiamo trovato nelle nostre campagne scheletrico, è stato accolto, portato a rifugio. Dopo qualche mese siamo riusciti a trovare un'adozione che sembrava idilliaca e invece si è rivelata tutt'altro. Quindi Sirio è tornato a casa. Lui è intelligente, fa il seduto, fa il terra. Per fare l'agility è bravissimo, quindi se voi amate la vita frenetica, vi piace fare agility, venite a conoscerlo nel nostro rifugio, vi darà grandi soddisfazioni. Ma chissà cosa sarà passato nella mente delle due persone che hanno abbandonato Sirio, perché Sirio è stato lasciato 2 volte e questo è davvero un qualcosa che non può che spezzare il cuoricino di un cagnolone seppur bello, buono come il nostro Sirio. Io penso che davvero ora l'unica possibilità sia quella di trovargli subito una nuova casa e che questa volta sia per sempre. Quindi, amici, telefoniamo al rifugio al 328-9620-233 oppure, come al solito, scriviamo a portami a casa @dallapartedegliani.it. E ora, piccolina, diamo la linea alla nostra Susanna, perché è arrivato il momento di impariamo divertendoci, ovvero si fa scuola. Tutti con il proprio cagnolino davanti alla televisione. Vi do qualche istante, il tempo che vi recate a prendere il premietto, il biscottino dall'armadio in cucina, il cagnolino già capisce che è arrivato il momento di divertirsi con voi, ok? Ci siete? Avete tutto? Siete pronti? Il cane è ben posizionato? Via! Susanna, parti con la lezione! Oggi in questa lezione di Impariamo divertendoci siamo qui con Sydney e vi faremo vedere come insegnare al vostro cane a tenere un oggetto in bocca. Tenendo un premietto in mano utilizzeremo un oggetto che al cane piace tenere in bocca, io ho utilizzato un oggetto di legno. Faremo dei tentativi, delle prove, dove ogni volta che il cane tocca con la bocca l'oggetto andremo a premiare in questo modo. Seduta, ma che brava! 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 Quando il cane ha capito che cosa vogliamo da lui, inseriamo il comando. Io ho usato tieni. Tieni. Bravissima! Piano piano stacco la mano. Tieni. Lascia. Bravissima! Super! Adesso proviamo con Mila, che non l'ha mai fatto.
propongo il mestolo di legno. Brava! Brava! Con Mila oggi abbiamo iniziato a spiegargli, a fargli capire che il mestolo c'entra qualcosa con l'esercizio, andando a premiare tutte le volte che con il naso andava a toccarlo. Ricordatevi che tutti questi esercizi servono per avere un'ottima relazione col vostro cane, insegnargli dei comportamenti migliori, renderlo un pochino più sicuro e dargli anche delle competenze e delle abilità maggiori. Ci vediamo alla prossima lezione di Impariamo Divertendoci. Ciao! L'abbiamo detto spesso durante le nostre belle domeniche insieme. Noi dobbiamo cominciare a difendere con molta più efficacia anche gli animali selvatici, perché se è vero che gli animali d'affezione, i cani e i gatti principalmente, hanno già tante tutele e comunque finalmente nel nostro paese si è fatta largo una nuova coscienza di amore e di rispetto nei loro confronti, è anche vero che parallelamente gli animali selvatici, gli animali che vivono nei nostri boschi, sono ancora troppo dimenticati dalla politica, dimenticati dalle persone, forse non ancora così conosciuti. E quindi insieme, amici, aiutatemi a combattere la battaglia anche per difendere tutti gli animali selvatici, proprio quelli che vengono ospitati anche nei centri di recupero come quello di Formichella, che è nel cuore dell'Umbria ed è gestito dai Carabinieri Forestali. E io voglio davvero cogliere l'occasione ancora per ringraziare l'Arma dei Carabinieri e tutto il gruppo dei Forestali per il grandissimo e insostituibile lavoro che svolgono per difendere la nostra natura, la biodiversità, gli ecosistemi e tutti gli animali. Andiamo a conoscere questo centro. Ci troviamo nel centro recupero animali selvatici di Formichella, comune di Orvieto, un'area che per 124 ettari appartiene ai Carabinieri Forestali e precisamente al reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi. La struttura nasce nel 1978 con lo scopo di recuperare dalla natura animali appartenenti alla fauna selvatica autoctona italiana in pericolo o in difficoltà. Lo scopo è quello di curarli, cercare di riabilitarli e poterli reimmettere in natura. Quindi sostenibilità ambientale, tutela e protezione dell'animale, conservazione della biodiversità. Alle mie spalle un esemplare maschio di capriolo recuperato in difficoltà, lo si può osservare perché ha l'occhio destro che non è funzionante ed è per questo che il soggetto continuerà a permanere durante la sua esistenza presso questo centro. Sì, lo so che sei arrabbiato. Lui è un falco pellegrino, ha purtroppo ricevuto un trauma all'ala destra, per cui difficilmente riuscirà a volare. Questo è un nidiaceo di allocco, è un gheppio maschio recuperato oggi in apparenti buone condizioni di salute. L'animale ferito, o più in generale in stato di difficoltà, viene segnalato generalmente da utenti comuni, da cittadini. Si attiva la macchina, che è anche regolata da un protocollo prefettizio, che prevede appunto il recupero da parte dei nostri operatori. A questo punto l'animale, previa valutazione anche veterinaria, se le condizioni del caso lo richiedono, viene appunto valutato da un professionista, il quale poi lo traduce direttamente presso il centro. A questo punto l'animale viene riavviato alle cure e quindi si effettua un percorso di riabilitazione e al termine di remissione, reintroduzione in natura. E diamo questa mattina il benvenuto agli amici dell'Associazione Italiana Tribal, che adesso capiremo bene di che cosa si tratta.
Intanto benvenuta Tatiana, ciao. La presidente, e poi abbiamo il segretario Andrea, poi abbiamo Marco e poi abbiamo Clara, che sono due allievi che stanno seguendo queste lezioni di trial ball. Poi però, come si chiamano questi cagnoloni? Me li devi presentare tu, Marco. Il tuo come si chiama? Kira. E poi cosa abbiamo? Lamù, Ipazia e Selva. Allora, Tatiana, trial ball, i nostri telespettatori si staranno chiedendo in che cosa consista. È una disciplina sportiva e consiste nel far riportare dei palloni da fitness dal cane al conduttore. Si parte da un livello principiante che è di 4 palloni e si finisce con un livello campioni che è di 8 palloni. Quindi parliamo sempre di uno sport. Sì. Con il quale divertirsi. Esatto. Proprietario e cane che quindi entrano in sintonia. Il cane deve seguire i vari comandi del conduttore e deve posizionarsi sul pallone che dice praticamente il conduttore. Quindi è proprio vero che ogni domenica noi vi facciamo conoscere un modo diverso di divertirsi con il proprio cane, di fare anche un po' di sport insieme a lui. Credo che sia uno sport per tutti questo. Sì, sì, è uno sport che può praticare chiunque. E che quindi deve essere anche molto divertente. E ora, amici, noi ringraziamo l'Associazione Italiana Trouble e a tutti voi dico che se volete partecipare ai loro corsi online potete trovare tutti i loro riferimenti. E noi andiamo insieme a vedere un servizio molto particolare, un volpino che poi è stato chiamato Lazzaro, che ha avuto un salvataggio davvero singolare. Guardiamolo insieme. Prima di Natale, era 19 di dicembre, abbiamo trovato una volpe investita e alcuni dei nostri coach sono andati a prenderla. È una volpe! È stata investita! È stata probabilmente investita, c'ha una zampina probabilmente rotta. Abbiamo chiamato il veterinario della clinica del Mali per curarla e stiamo aspettando per poterla liberare. La cosa più bella che le poteva succedere è essere trovata, da noi. Da lui con il nostro aiuto. A fine dicembre abbiamo ricevuto una telefonata da parte dei volontari, dei ragazzi di Sea Scout, relativa al rinvenimento di una volpe investita, e dopo i primi accertamenti abbiamo fatto l'attacco, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare ed è stata operata per ripristinare l'integrità del suo femore che era andato fratturato all'interno. Attualmente si trova nella nostra degenza a completare il periodo post-chirurgico prima di essere avviata ad un processo di riambientamento nel suo territorio di appartenenza. Non potete immaginare quanto sia soffice questa cagnolina. Amore, sai cosa facciamo? Mentre vai in onda qualche istante di pubblicità, io ti faccio tante tante coccole. Non cambiate canale, torniamo subito. Eccoci di nuovo insieme con Dalla Parte degli Animali e la mia dolce Yuma, questa cagnolona morbidissima e buona, 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 ma guardate che cucciolo meraviglioso. Ma il cucciolo che invece vi voglio presentare ora, che si chiama Astra e si trova ad Arezzo, è un altro tipo di cucciolo. È sempre molto piccolina, ha poco più di 2 mesi, ma è una vitellina. Andiamo a conoscerla. Vi presento Astra, una vitellina valdostana di 2 mesi. Adesso la vedete di un colore marrone rossiccio, ma da grande presumibilmente avrà un colore marrone scuro. La mamma di Astra è stata recuperata in Valle d'Aosta ed è stata portata qui da noi. Ha un carattere molto esuberante, come tutti i vitellini, come tutti i cuccioli. È molto allegra ed è abituatissima agli umani. Se anche voi vi siete innamorati di Astra, chiamateci per adottarla.
d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Che meraviglia la nostra Astra, e deve fare riflettere tutti questa immagine meravigliosa di questa cucciolina che beve il biberon. Dobbiamo pensare, amici, che non c'è differenza tra Astra e tra il cagnolino che ora è tra le vostre braccia sul divano con voi, o il micettino che vi sta facendo le fusa. Anche lei è una cucciolina che ha diritto di vivere, di crescere, di diventare grande senza finire sulla vostra tavola. Non deve esserci differenza di considerazione tra le varie specie animali, perché tutte hanno gli stessi diritti, e questi pochi versi di Dino Ignani che ora vi recito hanno proprio lo scopo di fare riflettere tutti su questo tema. E lui parla alla sua fidanzata, e il titolo di questa piccola poesia è «Tu non puoi parlare d'amore». Le dice quindi: «Cara, tu dici che ami i fiori, ma li strappi dai campi. Tu dici che ami gli animali, ma te li mangi. Cara, quando mi dici che mi ami, io ho paura». E questa è una storiella che lo so che vi avrà fatto sorridere, ma riflette davvero la contraddizione di tante persone. Quante volte mi capita di essere a pranzo o a cena con qualcuno, io mentre mangio la mia insalata e questa persona rosicchia magari una cotoletta, mi dice: «Ah, guardi, anch'io amo tanto gli animali», e a me verrebbe da dire: «Eh certo, guarda come te li mangi». Bene, amici, la scelta di diventare vegetariani o vegani deve crescere nelle coscienze di ognuno di noi al momento opportuno. Non può essere imposta per legge e non può essere imposta da nessuno. È una scelta che ogni persona deve fare in autonomia quando è il suo momento. Io sono certa che voi che guardate dalla parte degli animali l'avete già fatta. E quindi date subito una casa alla nostra piccola Astra, telefonando al 329-1613-710. Oppure, come sempre, potete scrivere a Portami a Casa, chiocciola, dalla parte degli animali.it. E ora io e te, piccolina, andiamo a curiosare a casa di una coppia di amici della tua zia qua. Lui è un grande direttore di un importante quotidiano italiano e lei è un'imprenditrice, una nota opinionista. Il loro cagnolino delizioso si chiama Aristotele e io non vi dico di più. Scopriamo insieme di chi si tratta. Ciao, io sono Aristotele, ho 11 anni, sono un mini schnauzer. Il mio nome è Aristotele, non il filosofo, ma Aristotele Onassis, perché ho avuto una vita piena, e sono il miglior amico di Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti. Aristotele è entrato nella mia vita veramente in un modo simpatico, perché ero in un viaggio a Londra e ho googolato su internet perché volevo un mini schnauzer e ho trovato lui. L'ho recuperato in una notte, verso mezzanotte, in un autogrill, e poi l'ho portato a casa ed è stato subito un grande amore. Aristotele, guarda cosa c'è! Su, sveglia! Ma che figure mi fai fare? Ci è voluto un po' perché Alessandro e Aristotele si capissero, no? Perché l'avevo comprato con mio ex marito. Però poi è stato amore poi a prima vista. Ma in realtà non sono io che ha adottato lui, ma è lui che ha adottato me e mi ha tenuto in prova per, credo, 3-4 anni. Bello, sì. Bello. Bello mica tanto. E trattandomi con un certo distacco, a volte anche diffidenza, e poi ho capito di aver superato la prova una sera che sono tornato a casa e per la prima volta mi ha fatto le feste. Aristotele ha totalmente cambiato la mia vita, perché da quando ho lui, più di una notte senza di lui non ci sto. Abbiamo una casa al mare e quando lei esce di casa in macchina, va a fare la spesa, non esce, lui si piazza in piedi sul tavolino e per ore fissa il cancello, perché passa ore a aspettare il rientro a casa di Patrizia.
Aristotele mi assomiglia molto perché è uno abbastanza determinato, è uno che va d'accordo solo con chi vuole andare d'accordo. E mi usa per ingelosire Patrizia, cioè quando loro due litigano, lui viene da me, cerca le coccole da me, Patrizia si offende moltissimo e quindi fanno pace dopo 2 minuti e vengo usato anche ovviamente per i biscotti perché in realtà è un ruffiano. Dorme da sempre su una specie di tappeto che è un elefante. Eccolo, sono andata su a prenderlo perché Aristotele dorme in camera con noi, non sul letto perché lui è molto indipendente. Tutti i viaggi che noi facciamo o nella casa in Toscana o da qualche altra parte deve viaggiare con lui l'elefante. Per far capire che c'è qualcosa che non gli piace, che non capisce, come in questa circostanza, insomma, telecamere, gente in casa, lui ha una tana, questa è casa sua praticamente, è casa sua dentro casa sua, questa è proprio la sua tana. Aristotele io la considero una persona, Aristotele è il mio amico, ma è anche veramente la più bella avventura che ho avuto nella mia vita. Ciao Patrizia, ciao Alessandro e un grande bacione anche al vostro meraviglioso Aristotele. Così come una coccola speciale rivolgiamo tutti a questa meravigliosa cucciolotta, la protagonista dell'adozione live, con questi occhiettini chiusetti che sono quelli di una randagina salvata in Calabria dai volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. E oggi una giovanissima volontaria, la nostra brava Nicole, che ha solo 9 anni, insieme alla mamma Serena, pure volontaria della nostra associazione, ci racconterà la sua storia. Arriva dalla Calabria, è una randagia, cioè che non ha una casa né una famiglia. E I volontari l'hanno trovata per strada? Sì, l'hanno trovata per strada. E l'hanno salvata, l'hanno portata qui in questo rifugio. E Serena, la famiglia alla quale noi ora la consegneremo, come l'ha trovata? E sui social hanno visto la foto e se ne sono innamorati. Sono venuti a conoscerla e hanno capito che era la cucciola giusta per loro. Ma la vedete com'è carina? Molto dolce. Allora lasciamola dormire ancora un pochino, intanto che noi guardiamo insieme questo servizio dedicato a tutti i volontari italiani di ogni associazione, di ogni età, di ogni parte del nostro paese, che ogni giorno si dedicano con grande impegno ad aiutare gli animali in difficoltà. Ma ciao, buona giornata! Ciao, io sono Grazia e lei è Melody. Sono Gabriele e lui si chiama Mars. Io mi chiamo Diana e lei è Aina. Il sentimento che mi spinge a fare volontariato è l'amore. Faccio volontariato perché gli animali mi riempiono il cuore di gioia. L'amore per gli animali è tutto. L'amore per gli animali è empatia. Per contribuire al benessere dei cani e dei gatti in cerca di una nuova famiglia, abbiamo pensato di donarvi 240 kg di alimenti Monge. Grazie Monge per le donazioni. Tramite le donazioni i volontari riescono a dare un nuovo futuro agli animali più bisognosi. Il mio animale preferito è il cavallo perché è simile al cane. Bow bow. Ciao Lucky. Sopra la campa, la panca, la capra campa. Sopra la campa, la capra campa. No, cos'è che ho detto? Il mio cantante preferito è Salvo. Il mio cantante preferito è Negramaro. I am ready to receive. Il mio piatto preferito è la pasta. Io adoro i pizzoccheri. Sono dalla parte degli animali. Sono dalla parte degli animali. Io sono dalla parte degli animali. E ora, amici, ci spostiamo a Doriggio per conoscere il piccolo Oliver. Lui è Oliver, ha 2 mesi e mezzo, è un meticcio e sarà una futura taglia media. Oliver è stato trovato in una discarica insieme ai suoi fratellini. Erano tutti infreddoliti e anche affamati. Dopo qualche tempo sono arrivati qui nel nostro rifugio. Naturalmente erano spaventati, non conoscevano nessuno, non avevano mai avuto rapporti con le persone e piano piano hanno avuto fiducia in noi volontari. E adesso Oliver è un cagnolino coccolone, è molto vivace perché è un giocherellone e ama rapportarsi con le persone. Se volete donare ad Oliver tutto l'amore che non ha mai ricevuto, chiamateci. Scooby-Dooby-Doo, here are you. You're ready and you're...
Non vi dico che cosa augurerei a chi ha fatto una cosa così terribile come abbandonare il nostro Oliver nella spazzatura, ma vi rendete conto? Ma io dico che ce n'è davvero di gente crudele al mondo e forse non sono consapevoli queste persone che rischiano di finire anche in carcere. Ma insomma, ma vogliamo capirlo che gli animali sono esseri viventi, sono creature senzienti, sono protetti fortunatamente dalle normative italiane ed europee, devono essere protetti anche dal buon senso delle persone e dalla loro umanità. Guardate, amici, mi arrabbio sempre tantissimo, ma perché chi come me guida una grande associazione nazionale come la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, purtroppo ogni giorno, ogni momento si trova alle prese con maltrattamenti terribili, con gesti odiosi che le persone commettono ai danni degli animali e deve perseguirli. E io, guardate, denuncio tutti ogni volta. Ma torniamo al nostro piccolo Oliver, regaliamogli un lieto fine. Facciamo sì che la sua vita diventi improvvisamente meravigliosa, come in una favola. E se la merita, adottiamolo quindi. Telefoniamo subito al 333-2940-335. Oppure, come al solito, potete scrivere a portamiacasa@dallapartedegliamali.it. E questo cucciolino meraviglioso diventerà il vostro bimbo e andrà a far compagnia forse anche agli altri bambini che avete in casa. E proprio perché parliamo di bambini, andiamo subito ad ascoltare quella che è la domanda che i nostri piccoli spettatori hanno oggi voluto indirizzarmi. Ciao Michela, sono Alessandro e questo è il mio gatto Felipe. Ti volevo fare una domanda. Ma perché i gatti non amano l'acqua? Ciao dalla parte degli animali! È proprio così, Alessandro. I gatti non amano l'acqua normalmente, tranne qualche eccezione. Io ho un micetto rosso, Luke, che se solo vede la vasca da bagno piena ci si butta. Ecco, però diversamente i mici preferiscono provvedere da soli alla loro igiene quotidiana. Si leccano praticamente tutto il giorno. E ora, amici, è il momento dei più piccoli. Entra Lucky Cartoon. Ciao Michela! Buongiorno Lucky, ti vedo in super forma oggi. Mi sono messo un po' a dieta. Eh beh, ci credo, con tutto quello che ti mangi. Vabbè, di quale animale ci parlerai oggi? Di un anfibio salterino, la rana. Fantastico, a te la scena. La rana è un anfibio appartenente all'ordine della Nura. La sua colorazione dipende da esemplare a esemplare. Può essere verde, rossa, giallognola, con macchie più o meno estese differenti da specie a specie. Il suo aspetto è un po' bizzarro. Ha un muso appuntito, la testa è triangolare, la lingua è biforcuta e molto lunga, la pelle è liscia e viscida. Le zampe sono piegate, come se fossero sempre in posizione per compiere salti lunghi e veloci. I piedi sono palmati, in modo da permettergli di scivolare meglio sull'acqua e di compiere salti molto potenti. Sono in grado infatti di saltare 30 volte la loro lunghezza, anche se dipende dalla specie. Cercano sempre di sostare vicino alle paludi e a tutti quei luoghi aperti e umidi, in modo da poter avere sempre una grossa quantità di cibo ed essere sempre vicino all'acqua, ruscelli o pozze che siano. Sapete che uno degli animali più velenosi del mondo è la rana dorata o rana amazzonica? Ricordatevi di non baciarla, perché sicuramente non si trasformerà in un principe. Davvero simpatiche le rane e davvero belle le tue immagini, Lucky. E siccome fanno parte della natura, del creato e di tutta la biodiversità anche le rane, ti interesserà ascoltare la risposta che il nostro avvocato Maria Silvia D'Alessandro, l'avvocato della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, rivolge a un telespettatore. La domanda era proprio questa: gli animali sono protetti dalla nostra Costituzione? Vediamo. Purtroppo la Carta Costituzionale italiana, nel testo vigente, non contiene l'esplicito riferimento alla tutela degli animali.
Tuttavia, proprio nella legislatura in corso, il Parlamento si sta occupando di una importantissima riforma costituzionale che punta all'inserimento nella Carta della tutela dell'ambiente. E nel testo che proseguirà il suo esame alle Camere, accanto alla tutela dell'ambiente, è stata inserita anche quella degli ecosistemi e della biodiversità e degli animali. La tutela degli animali e il riconoscimento della loro dignità quali esseri senzienti consentirebbe finalmente di allineare l'Italia ai dettati del Trattato di Lisbona, in particolare all'articolo 13 che riconosce gli animali quali esseri senzienti, nonché alle costituzioni di altri paesi. Auguriamoci quindi che il Parlamento porti a compimento presto questa importantissima riforma. E ora, amici, un servizio che vi piacerà molto. Io porto sempre il nostro cane in campeggio con noi e non c'è vacanza senza il nostro bambino. È un cane da materassino, sì, sì. Infatti quest'estate erano lì tutti che lo fotografavano perché vedere si spiaggiava proprio lui, quindi... Sinceramente sono un po' contrario a portare il mio cane in spiaggia perché soffre molto il caldo e cerca sempre di ripararsi all'ombra dell'ombrellone. Cane in spiaggia sì. Io ho un Cocker Spaniel, è un amante dell'acqua e adora nuotare. No, non li porto in spiaggia perché fa troppo caldo praticamente. Lilly va in spiaggia non volentieri per la razza e comunque viene in spiaggia con noi, solitamente in spiagge dedicate agli animali. Se ci sono spiagge per cani va benissimo, spiagge senza cani per chi non vuole avere contatto con i nostri amici pelosi. Dovrebbero essere tutte dog friendly le spiagge. Magari quest'anno proveremo pure a farlo andare sulla tavola da surf, perché no? E siamo arrivati, amici, al momento dell'adozione live. La nostra cucciolona di 9 mesi, quella che avete visto prima con quegli occhiettini chiusetti, che si era addormentata qui sul prato, sta per andare tra le braccia della famiglia che l'ha adottata e che conosciamo intanto attraverso questa scheda. Benvenuto Giacomo di 8 anni e poi abbiamo Jasmine, la zia, e Omar. Allora, Giacomo, ma che bella è la sua cagnolina? È bellissima e non vedo l'ora di vederla. Sì. E come si chiama allora? Vediamo un po'. Chanel. Chanel è un nome proprio da cagnolina molto chic. E chi l'ha scelta, Jasmine? Tu? Sì. Scelta io, l'ho trovata sui social, ci siamo innamorati, siamo andati a rifugio a vederla, ci è piaciuta subito, abbiamo deciso di adottarla e portarla a casa con noi. Io scommetto che tu ti sei innamorata di quegli occhi. Sì, wow. Sì, dei suoi occhi, sì. È una delizia. Beh, allora sei emozionato, Giacomo? È il momento in cui la portate via, sei pronto? La facciamo entrare? Forza! Vieni, vieni, vieni Nicole, portaci questa cagnolina! Forza, forza, bravissima Nicola, una giovane animalista, un bambino meraviglioso. Ciao. Ma guardate la felicità di questa cucciolina, ma come affettuosa, ma guarda, ha capito che siete i suoi padroni. Amici, guardate questi momenti, sei felice, sei venuta a ringraziarmi, amore, sì, ma ringrazia loro. Questi sono i momenti che mi rendono davvero orgogliosa del grande lavoro che facciamo, perché salviamo delle vite, delle randagine, che se non ci fossero stati i volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, magari sarebbero morte e ora diventeranno delle reginette in una casa di persone meravigliose che sapranno regalare tanta gioia. E io mi lascio la nostra piccola Chanel alle coccole della sua nuova famiglia e mi trasferisco ad Arezzo per conoscere Dora, una vicina spettacolare. Lei è Dora. Dora è una gattina che ha circa 8 anni e la sua storia è quella di un gatto che si è ritrovato per strada dopo il terremoto ad Amatrice
e ha trovato casa qui allo Scudo di Pan. È comunque una gattina che dopo un'iniziale diffidenza ha cominciato a fidarsi molto delle persone, quindi meriterebbe una casa tutta sua. Ha già un'età, però è una compagna tranquilla, affettuosa, ha un buon carattere anche con gli altri gatti, non è litigiosa e una casetta se la merita. Se volete venire a conoscerla, siamo a disposizione in qualunque momento. Che meraviglia questa Dora, e si vede davvero che è una bella micciona tranquilla, riflessiva. E tu cosa ne dici? Anche tu vorresti essere adottata? Lo so, devi aspettare ancora un po', perché adesso noi dobbiamo dare il numero di telefono di questa bella micciolina. Sei pronta? Lo dai insieme a me? Allora, per adottare questa meravigliosa gattona telefonate al 333 9329 492, oppure come sempre potete scrivere a portamiacasa@dallapartedegliani.it. E ora, piccolina, ti faccio conoscere un altro ex randagio che proprio come te viveva in strada e ora è il reuccio della mia casa insieme a tanti altri amici: cani, gatti, caprette, cavalli, asinelli, mucche, paperelle, daini, maialine, voi sapete che con me e i miei bimbi vivono un pochino tutte le specie animali. Bene, la linea, Lucky, a te! Ciao amici! Iniziamo subito con le notizie dal mondo! Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, ha dato avvio al programma 30 by 30, un impegno concreto che mira a proteggere il 30% delle aree marine e dell'entroterra statunitense entro il 2030. I benefici sarebbero enormi, sia per quanto riguarda il rallentamento dei cambiamenti climatici, sia per la salvaguardia della biodiversità. E adesso tocca a voi con i vostri video! Gigi, aspettami che ti raggiungo! Che voglia di fare un bel bagno nel mare! Lul, sei proprio un coniglietto coraggioso! Pesca e Titti, che cosa state combinando? Se anche voi volete mandarci i vostri video, scrivetemi a lucky@dallapartedegliani.it. I nostri amici a quattro zampe ci insegnano ogni giorno il vero significato dell'amore incondizionato. Ecco perché la nuova rivista Simpatiche Zampette ha deciso di celebrare questo amore con un'iniziativa davvero speciale per festeggiare l'amore per gli animali, coinvolgendo tutti i lettori e i loro amici a quattro zampe. Volete sapere come partecipare anche voi? Basta mandare tantissime foto con i vostri amati amici a quattro zampe al sito www.simpatichezampette.it e ogni settimana saranno pubblicate sui giornali del gruppo Netwick. Le foto più belle ed emozionanti saranno pubblicate anche all'interno di Simpatiche Zampette, il nuovo magazine che uscirà dal 21 giugno gratuitamente con i settimanali del gruppo, dedicato a tutti gli appassionati di animali. Cercate sul sito www.netwick.it le testate che hanno aderito a questa iniziativa e potrete così leggere tante informazioni utili sugli animali, collezionare tanti adesivi e conoscere tutti gli aggiornamenti della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Non dimenticate di seguire le pagine di Dalla Parte degli Animali sui social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. E poi ascoltate la nostra radio ufficiale, R101. Michela, fa caldo. Vado a prendermi un gelato, posso? Che fai, Lucky? Stai cercando di sedurmi per un gelato? Direi che non è proprio il caso. E tu sei troppo cicciottello e i gelati non sono proprio l'ideale per un bel cagnolino come te. Nemmeno più giovane, se proprio dobbiamo dire la verità. Ma rimani con noi e insieme a me guarda questo servizio dedicato proprio ai nostri fedeli, adorabili, meravigliosi cani. Oggi vi parlerò un po' del pastore maremmano abruzzese. Esiste da oltre 2000 anni, sempre a protezione soprattutto delle greggi. È un cane di grande mole, come si può vedere dai due soggetti Astro e Onna.
hanno un carattere molto solido, sono cani molto fieri, è molto legato ai componenti della famiglia, di cui a volte a me piace dire involontariamente ne fa protezione, difendendo ciò che le è più caro. Queste doti lo hanno reso negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, anni un ottimo cane da famiglia. Non si dimentichi però le origini di questa razza, molto rustiche, io mi piace definirle ancestrali. Il territorio sostanzialmente se lo creano loro, con confini non definiti, non visibili all'occhio umano, perché comunque non si spostano più di tanto dalle cose, tra virgolette, che debbano proteggere. Per definire il pastore maremmano abruzzese con delle parole uniche, potrei dire che è il giusto equilibrio fra uomo e natura. Chi ne conosce il carattere e le attitudini è praticamente quasi impossibile non innamorarsi di loro. E ora amici, siamo arrivati all'adozione del cuore. Io vi prego, datemi tutta la vostra attenzione. Guardate insieme a me le immagini di Crystal. È una cagnolina di 3 anni che si trova a Macerata. Lei è Crystal, una femmina ormai sterilizzata, di razza Pitbull, di 3 anni. Crystal è scappata di casa e probabilmente durante questa fuga ha avuto un incidente ed è stata investita da un'auto. Purtroppo per lei la lesione alla spalla era grave e i veterinari sono stati costretti all'amputazione dell'arto. Crystal è una grandissima coccolona, adora le carezze, adora giocare, adora correre. Se volete accogliere Crystal nella vostra famiglia, chiamateci. Povera cagnolina, ma vi rendete conto cosa non ha passato? L'incidente e l'amputazione, insomma, ha soli 3 anni, ma non sono stati certo anni facili per lei. Eppure il suo carattere è meraviglioso, lei ha recuperato pienamente la salute, sia fisica che anche mentale, perché certamente lei sarà stata una cagnolina triste, impaurita. Bene, no, adesso è meravigliosa. È perfetta, è giusta per entrare in casa vostra. E io davvero vi supplico, realizzate anche questa domenica quel grande miracolo d'amore che ci rende orgogliosi di noi stessi. Quando salviamo una vita, perché è proprio vero che chi salva una vita salva il mondo. Quindi telefonate a Macerata per adottare Crystal al 320-4343-174. Oppure, come al solito, scrivete a portami a casa @dallapartedegliannimali.it. E adesso, piccolina, sei stufa? Sei stanca? Hai fame, sete, caldo? Aspetta ancora un attimino. Beviamo qualcosina, ma non prima di aver ascoltato i consigli di Elena Pagani. La nostra nutrizionista ci regala preziosi suggerimenti. Oggi rispondiamo alla domanda di un consumatore che ci chiede se anche il pet food può essere un esempio di sostenibilità ambientale. Assolutamente sì, proprio perché il pet food viene collocato al centro dell'economia circolare della filiera agroalimentare per variati motivi. In primis perché va ad utilizzare materie prime che sono un surplus di quella che è la produzione per l'umana e quindi va a rivalorizzare queste materie prime. In secondo luogo, per il fatto che ormai le aziende si sono dotate di sistemi di tutela ambientale, cioè
producono energia attraverso impianti fotovoltaici, sono in grado di andare a cuocere i prodotti attraverso dei sistemi idrostatici di sterilizzazione, che quindi non richiedono l'utilizzo di energie specifiche, sono in grado di andare ad utilizzare dei packaging sostenibili, quindi riciclabili, stanno cercando di andare a limitare il più possibile i volumi di plastica utilizzati negli imballi. Quindi, se sposate la sostenibilità ambientale, che ormai è un dovere di ogni singolo cittadino, anche con il pet food si può fare una scelta di sostenibilità ambientale. E ora qualche istante di pubblicità e ritorniamo subito. E questa meraviglia bianca, questa piccola Yuma, finalmente potrà essere adottata proprio da voi. Non cambiate canale. Eccoci di nuovo insieme con Dalla parte degli animali e questa meravigliosa cagnolona finalmente si presenterà a voi e potrete adottarla. So che siete già pronti con il telefono e vi capisco, perché effettivamente è davvero una meraviglia. L'avete vista tutta questa mattina tra le mie braccia e ve ne siete innamorati. Quindi ascoltiamo subito la sua storia dalla voce di Ludovico e di Laura. Eccoci. Buongiorno e benvenuti. Loro sono volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, che è l'associazione che ha salvato la nostra piccola in Sicilia. Non è vero, Ludovico? Sì. Ma tu quanti anni hai? 7. 7 anni. Oh, beh, ma insomma, questa è la dimostrazione di quello che io dico sempre: come i nostri piccoli sono naturalmente predisposti a salvare gli animali e ad amarli. E in particolare lei, Laura, si trovava in Sicilia. Esatto, e abbiamo trovato questa cucciola insieme ai suoi fratellini di 3 mesi nelle campagne siciliane, in uno scolo dell'acqua dove erano stati lasciati apposta per farli morire. E mamma mia, ma come si fa? È una cosa senza cuore. Meno male che la nostra Alessandra di Catania è arrivata in tempo. Assolutamente, sono riusciti a recuperarli, a metterli in salvo, a fare le visite dal veterinario e dopodiché sono state trasportate a Varese. Laura, che numero dobbiamo chiamare per adottare la piccola Yuma, che ricordiamolo ha 3 mesi, giusto? A 3 mesi. Allora, che numero dobbiamo chiamare? Dobbiamo fare riferimento ad Anima Meticcia e il numero di cellulare è 346 17 75 741. Oppure, come al solito, scrivete a portami a casa @dallaparte degli animali.it. E siamo arrivati al momento dei ringraziamenti. Intanto un grazie di cuore alla signora Lina, che ama così tanto gli animali, che ha voluto effettuare una donazione alla nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, così che possa esserci d'aiuto nella gestione degli animali dei malati di Covid. E poi ancora un ringraziamento enorme ai telespettatori, a tutti voi, perché anche la scorsa puntata ci avete seguito in tantissimi, avete dato una casa ai nostri trovatelli e io sono sicura che lo farete anche oggi. E siamo arrivati davvero alla fine, Yuma, non abbiamo più tempo, aiutami a salutare i nostri telespettatori. Io vi do appuntamento con Ludovico e Laura alla prossima domenica per una nuova domenica insieme, una domenica in famiglia, una domenica dalla Parte degli animali!